Questa mattina sono state consegnate alla comunità di Latiano 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati dalla ditta Bagnato. E questo intervento è un primo step finalizzato appunto alla realizzazione di questa bellissima struttura. E il secondo è in corso, vale a dire l'individuazione in maniera definitiva dei beneficiari. Attendiamo che venga approvata dalle autorità competenti la graduatoria definitiva. È un momento particolare per la nostra comunità, anche per la realizzazione di questa bellissima realtà, perché va a conseguire due importanti finalità. Si dà la possibilità a 10 famiglie di avere finalmente un tetto, una casa dignitosa, e l'altro obiettivo è quello di una ulteriore riqualificazione di questa zona residenziale. E il tutto è stato realizzato vicino alla famosa 167, che tra l'altro avrà una spinta importante da questa struttura, ma anche dal trasferimento della caserma dei carabinieri che è stata effettuata appena 10 giorni fa. E se a questo aggiungiamo altresì la possibile realizzazione di una palestra polifunzionale che verrà realizzata quanto prima, in quanto noi abbiamo già individuato la relativa area che si pone tra questo immobile e la 167 e la caserma dei carabinieri, beh, credo che l'intera zona ne andrà a beneficiare. 10 alloggi non saranno sicuramente sufficienti a soddisfare l'intera domanda di bisogno che esiste sul territorio, ma colgo l'occasione per anticipare che vi è una progettualità di realizzazione di ulteriori alloggi proprio in un terreno antistante la 167. E allora cosa dire? Siamo completamente soddisfatti per questo ulteriore obiettivo e risultato ottenuto per la nostra Latiano. Credo che possiamo tranquillamente affermare che il livello dei servizi in questi ultimi anni sia notevolmente cresciuto. Come ha ben evidenziato il Sindaco, un'importante riqualificazione dell'intera area. Ha ben illustrato il progetto concluso che è iniziato nel 2012 e insomma è completato oggi. Io ringrazio in particolare i diversi attori che hanno contribuito a far sì che insomma l'opera venisse realizzata ed in particolare anche i dipendenti dell'ufficio tecnico nella persona dell'architetto Madaghiele e dei suoi collaboratori che insomma che col loro lavoro e hanno fatto sì che insomma l'opera venisse realizzata. Il Sindaco ha ben illustrato anche gli altri progetti che questa amministrazione vuole portare avanti per riqualificare sempre di più questa zona che si sta insomma espandendo, che è nella prima periferia del paese, ma che comunque è una dorsale del traffico molto, insomma, molto intensa. Quindi siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto. Questi lavori da me diretti hanno riguardato la realizzazione di 10 appartamenti tutti uguali. Gli appartamenti sono su due livelli, abbiamo un piano terra dove c'è la zona giorno con un salone, una cucina, un parcheggio scoperto indipendente e un cortile posteriore e un primo piano dove c'è la zona notte con 3 camere da letto e un altro bagno. E gli appartamenti sono costruiti con criteri modernissimi, sono dotati di impianti di ultima generazione con riscaldamento a pavimento e addirittura abbiamo anche le tapparelle elettriche. I lavori hanno avuto la durata di circa un anno effettivo e sono stati eseguiti in maniera egregia dalla ditta Bagnato. Noi come impresa siamo stati abbastanza contenti di poter aver contribuito a questa realizzazione, nella speranza magari che ce ne sono tante altre di questa realizzazione. Ringraziamo comunque tutti per averci dato questa opportunità.